dove scenderemo dopo. Quindi è stato abitato fin dalla preistoria. Non so se ci avete fatto caso, già venendo con la macchina si vedevano le tombe preistoriche, ecco perché già era abitata fin dalla preistoria. Però poi dopo l'arrivo dei Greci, la cosa bella di noto è che questo sito è stato sempre abitato, preistoria, epoca greca, romana, fino all'11 gennaio 1693, quando ci fu il famoso terremoto che distrusse Tutta la 50 Val di città Noto. di tutto il Val di Noto. Poi dopo quel terremoto, dopo una catastrofe, abbiamo lo stile barocco. Poi nasce la Noto barocca dopo quel terremoto. Sapete, dopo quel terremoto, quasi tutte le città, molte città, cambiarono posizione. Ad esempio, anche Sortino, che è il mio paese, prima era lungo il fiume, dopo che fu distrutto, dopo il terremoto lo fecero in cima. Avola Antica era sulla cima e scesero giù vicino al mare. Noto è la città che si spostò più di tutti, addirittura di 15 km si è spostata Noto. Ma quando ci fu quel terremoto loro non se ne volevano andare, cioè non avevano mica intenzione di andarsene, ancora c'erano chiese in costruzione, perché era un sito qua aria fresca comunque, e soprattutto erano protetti da queste mura. Ecco, comunque la cosa interessante è che a Noto Antica veramente abbiamo rovine, diciamo così, di quasi ogni epoca. Oggi noi è più un'escursione estiva, non vediamo la parte proprio archeologica, meno conosciuta, dove c'è il Gymnasium greco, gli Eroa greci, che era un piccolo santuario. Quello non lo vediamo perché si fa in inverno quando non c'è questo caldo. Però vedremo ciò che è rimasto di più importante, che è il castello, perché di più sono rimaste le mura difensive, come vedete. Il castello, il primo fu fatto intorno al 1100, ma poi ha avuto vari rimaneggiamenti, gli ultimi rimaneggiamenti nel 1500. Nel 1500 hanno fatto anche le bocche di fuoco, l'avete visto, le bocche di fuoco dove mettevano i cannoni appunto per sparare agli avversari. Vedete questa pianta. Allora, la pianta l'ha fatta un anonimo pittore nel 1800. Però questo anonimo pittore ha copiato un antico dipinto pre-terremoto, capito? Ed era una veduta a volo d'uccello di Noto Antica. E poi gli studiosi hanno capito che è molto attendibile. Intanto era la città della pianta cuoriforme, la vedete? Noi siamo qua adesso, e poi è proprio una pianta cuoriforme. L'unico punto da dove era attaccabile la città era qua, perché poi tutto ovunque, tutto il resto sono fiumi, canyon e fiumi, quindi da qua era inattaccabile. Solo qua c'era questo istmo, non a caso la muraglia, C'era la una fortezza difensiva l'hanno fatta qua, con le bocche di fuoco e poi il castello. Ok? E soprattutto oggi ancora è rimasto il castello. Grazie a questa mappa sappiamo che la piazza principale, che era Piazza Maggiore, la chiamavano, c'era la cattedrale con il palazzo comunale, che l'aveva fatto un architetto fiorentino, infatti ha uno stile fiorentino, diciamo così, e c'era un arco che collegava la chiesa col palazzo comunale. Poi soprattutto c'era anche la chiesa dei Gesuiti, che comunque in questa zona qua, che dopo vedremo le rovine. Insomma, qualcosa è rimasta di Noto Antica. E poi questo, quindi noi saremo qua su, ok? Poi invece scenderemo giù. Quando arriviamo al fiume, grazie all'acqua, l'acqua era come l'energia elettrica, diciamo così, quindi grazie all'acqua funzionavano i mulini ad acqua per fare la farina, c'erano tantissimi mulini e soprattutto le concerie dove la pelle degli animali diventava cuoio, sempre grazie all'acqua tutto questo. Le concerie di Noto erano forse le più grandi di tutta la Sicilia, però poi dopo il terremoto sono state quasi abbandonate, riutilizzate, però poi piano piano, essendo la città di Noto comunque lontana da qua, piano piano sia i mulini che le concerie sono state poi abbandonate. Sì, e comunque, quindi vedremo la zona produttiva di Noto Antica quando scendiamo giù al fiume. Poi la cosa bella è che arriveremo in un laghetto dove faremo il bagno, chi vuole. Ecco, noi ora scenderemo da un sentiero, poi al ritorno vediamo se c'è tempo, possiamo risalire da un altro sentiero, in modo che almeno facciamo un percorso diverso.